preparare con la cera, mettendo prima la piramide attorno, poi mettere la Madonna, togliendo la parte di dietro, mettere la Madonna, fissarla bene per il cammino che non... e poi cominciare a mettere le candele attorno attorno. Io provo tanto, l'ho portato 35 anni e provo tanto per portarlo a Roma. Mi sento emozionato. Quando mi sono sposata, mio marito già veniva a portare l'acqua di Gesù morto e mi ha inserito, vieni, e sono venuta con piacere, pur essendo che sono 40 anni che vengo, però se mi togliete questa cosa a me è una cosa più forte di me. Quelle le ho tutte cucite io. E ci tengo, il materasso è stato donato, questo bianco, da una zia buonanima, zia Luisa. E invece poi l'altro rosso che metteremo è quello che ce l'aveva già, è stato fatto da me e mia sorella. E fa un anno e un anno? Un anno e una, per tradizione. Così andava, diciamo, 5 anni fa, e così si va avanti. Un anno rosso, un anno bianco, perché si accontenta chi l'ha donato. Prima è stata mia nipote e quella pulisce sempre Gesù. Porto una stoffa di cotone leggera e dice la nonna, me lo togliere quel lavoro che devo fare. È un lavoro manuale che si ripete negli anni, anche considerando che c'è stata una pausa forzata, ma sono gesti che vengono ripetuti in maniera certosina, e in questo cerchiamo di essere ortodossi e a cercare di lasciare immutata ogni operazione. Ricordo quello che devo mettere, quello che devo togliere, perché so tanta attenzione, anche precisione a vestire. Se non tieni quella, li fai tutto disordinata, non vanno bene. Fai conto come ti vesti tu, la persona, e devi tenere tutte le precisioni che ci vogliono. La ricciatura, il velo. Devi stare attenta a tutti questi accorgimenti. Delle volte sfugge, però c'è l'altra che suggerisce una cosa all'altra, si collabora e si va avanti.
e nell'unione si dice si va avanti. La Madonna è un'altra cosa particolare, preziosa, come la diadema viene cambiata, quella per la festa, quella per tutti i giorni, pure il vestito viene, è pure donato da un altro, e io ho fatto un vestito che ce l'ha nell'addicchio e l'ho cucito io, ma solo 20 anni fa, per dire si porta avanti questa tradizione. Perché prima uno viene a vedere, non puoi mettere le mani perché non sai come vestirla, come spogliarla, come adesso sto imparando anche all'altra signora. Per lasciare domani, io non ci sono più, c'è l'altra, è una tradizione. Quando vestite la Madonna tutti gli uomini escono? Sì, alle Madonne sì, devono stare le donne e con molta riservatezza a cambiarla da sotto. Mentre togliamo, noi già mettiamo, senza che la teniamo nuda, come che è una persona, una mamma tua. Le mani della Madonna, se c'è qualche bambina, si danno a qualche bambina? Si danno alle signorine, le bambine, li mantiene in mano. E sta proprio lì il segreto per vincere quel peso, sta proprio nella resistenza che ci dà la passione, che ci dà la consapevolezza, dico sempre, usando una parola romantica, di avere la sensazione di camminare sul velluto, stando come in paradiso. È un insegnamento, è un esercizio principalmente per me stesso, per testimoniare che se si vuole raggiungere la vetta, che in questo caso è l'apice della serenità, della pace interiore, si ha la possibilità di farlo facendo sacrificio.